Amici sportivi, appassionati di rally e di altri sport motoristici, ben trovati al consueto appuntamento settimanale che la nostra emittente dedica a voi, il Rombo di Motori, puntata speciale perché nel fine settimana si è concluso, dopo una lunga cavalcata, il campionato italiano rally e come ormai tutti sapete si è concluso con la splendida, bellissima, eccezionale. Sono finiti gli aggettivi. Vittoria della coppia Paolo Andreucci, Anna Andreussi, che con la loro Peugeot 208 T16 hanno vinto l'undicesimo titolo tricolore, quindi veramente una vittoria che li porta nella storia. Il campionato si è concluso con il Due Valli di Verona, ma era cominciato il 23 e 24 marzo scorsi al Ciocco con la prova spettacolo di Forte dei Marmi. Allora, questa puntata sarà una cavalcata per ripercorrere tutte le tappe di questo campionato italiano rally combattutissimo fino alla fine con Campedelli e Crugnola che hanno insidiato Paolo Andreucci fino all'ultima gara. Partiamo dal racconto del Ciocco 2018. Paolo Andreucci con Anna Andreussi e la Peugeot 208 T16 R5 del team Racing Lions gommata Pirelli iniziano alla grande sulle strade di casa il campionato italiano Rally 2018, mettendo l'ottavo sigillo sulla gara Ciocco e Valle del Serchio, corsa decisa sulle strade su cui Ucci e Ussi sono risultati ancora una volta imbattibili. Preso il comando delle operazioni già dalla seconda prova speciale, Andreucci ha poi incrementato lentamente ma inesorabilmente il suo vantaggio sugli inseguitori, dimostrando anche nelle gare con il nuovo format proposto da Acisport, più concentrate e con nuovo punteggio, gare che hanno richiamato tanti nuovi protagonisti, che Andreucci è l'uomo da battere ancora una volta. La lotta per i due gradini liberi del podio ha visto in grande spolvero il varesino Crugnola, con l'esperienza di Fappani alle note, e il cesenate Simone Campedelli, vincitore su queste speciali lo scorso anno, affiancato dalla rientrante Tania Canton. Crugnola inizia il suo programma tricolore con la Fiesta R5 del Racing Team Ford Racing, marcando un ottimo secondo posto, ma soprattutto mostrando un passo che già per lunghi tratti è quello dei migliori. Campedelli, anche lui su Ford Fiesta R5, colorata Orange 1 Racing, in una gara tiratissima ha accusato un ritardo di una dozzina di secondi per un paio di forature, ritardo che poi non è stato più in grado di recuperare. E poi Umberto Scandola, il pilota veronese con Guido D'Amore alle note, è presto uscito dalla lotta al vertice con la Skoda Fabia R5 alle prese con le nuove gomme D-Mach e con la quale è incappato in una toccata con danni a una ruota che lo ha costretto al ritiro. Due prove speciali vinte con la Hyundai i20 Made in Bernini, due forature che lo hanno attardato, un'uscita di strada che lo ha tolto di gara sulla ripetizione di Tereglio. Sono stati il bilancio in chiaroscuro del messinese Nucita, veloce ma un po' falloso in una partecipazione al Rally del Ciocco decisa all'ultimo minuto. L'ultima prova di circa 20 km in notturna alla Careggine ha dato uno scossone alle posizioni ai piedi del podio. Il giovane nipponico Kasuta con Ford Fiesta R5 ha approfittato del passo un po' troppo blando di Michelini nella prova conclusiva, recuperandogli oltre 20 secondi e scavalcandolo al quarto posto assoluto per poco più di 2 secondi. Paga caro l'errore di valutazione sull'ultima speciale. Michelini, sulle strade che l'anno precedente lo avevano visto secondo, il pilota lucchese con perna alle note non cancella comunque una gara positiva con la Skoda Fabia R5 PA Racing. Il mese seguente era aprile, si apriva con un'altra gara storica che ritornava nel campionato italiano, il Rally di Sanremo. Ancora una volta, avendo vinto la prima tappa di questo campionato italiano Rally, Paolo Andreucci partiva da favorito. Il 14 aprile, per il quarto anno consecutivo, alza la coppa del Rally Sanremo la coppia Andreucci-Andreussi su Peugeot 208 T16, secondo gradino del podio per Campedelli Canton su Ford Fiesta, terzo Scandola d'Amore su Skoda Fabia.
partiti con il numero 1 sulle portiere della loro Peugeot 208, Paolo Andreucci e Anna Andreussi tornano a Sanremo appunto anche con il numero 1 nella classifica assoluta di un rally che hanno condotto al comando dal primo all'ultimo degli oltre 150 km di prove speciali di questa edizione. Per il pilota Garfagnino è la quarta vittoria consecutiva sulle strade della Riviera del Ponente Ligure, la sesta in carriera. Andreucci e Andreussi vincono con il tempo complessivo di 1:40:34, mettendo la firma su 4 delle 10 prove nella 2 giorni di gara. Alle loro spalle, staccato di 9 secondi, Simone Campedelli, navigato da Tania Canton, i più veloci di tutti con la loro Ford Fiesta in 4 prove. Una furatura di uno pneumatico della Ford Fiesta nell'ultimo tratto cronometrato, la lunghissima Testico Colle Doggia con i suoi 34,5 km, toglie ad Andrea Crugnola e Danilo Fappani la soddisfazione di un terzo posto che a 3 prove dalla fine sembrava cosa fatta. Sul gradino più basso del podio, a 50 secondi dai vincitori, si classificano quindi Umberto Scandola e Guido D'Amore su Skoda Fabia, il cui risultato è impreziosito anche dalla vittoria nella mini round corsa nella notte. Andrea Nucita e Marco Vozzo su Hyundai i20 sono quarti. C'è una gara che rappresenta la storia del rallismo italiano. Pensate che era giunta in questa stagione alla 102esima edizione. È quella del Targa Florio che si corre sulle strade siciliane. Paolo Andreucci l'ha vinta per ben 10 volte, stavolta ha trovato pane per i suoi denti con un Nucita scatenato a bordo di una Hyundai i20. È il 5 maggio, per Nucita e Vozzo una gara esaltante con la Hyundai che trionfa nella 102esima edizione spezzando l'incantesimo dei plurivincitori del Targa Florio Andreucci Andreussi, stavolta secondi con la Peugeot. Nucita iscrive per la prima volta il nome nell'albo d'oro del Targa Florio e poi dirà di aver realizzato un sogno. Scandola d'Amore e la Skoda completano il podio. Pubblico entusiasta alla partenza di Palermo sulle prove ai traguardi di Termini, Imerese e Cefalù. Trionfo siciliano che porta i nomi di Nucita e del navigatore Marco Vozzo. Per la prima volta in carriera l'equipaggio ha vinto la corsa più antica del mondo e anche gara di casa. Nucita, pilota messinese di Santa Teresa Riva, classe 1989, in quello che è anche il suo primo successo assoluto nel tricolore, ha ingaggiato un duello mozzafiato con Andreucci sulla Peugeot 208 T16 ufficiale e dopo aver costruito un vantaggio di una manciata di secondi nell'ultimo giro di prove speciali, ha preceduto sul podio il driver Garfagnino, stavolta secondo dopo che nel 2016 vinse la sua 10ª Targa Florio, proprio davanti al siciliano e a Scandola su Skoda Fabia. Insomma, Targa Florio non si smentisce con la sua raffica di emozioni, si rivela fino a questo punto la gara più incerta e appassionante del campionato italiano rally. 2 giorni avvincenti, ricchi di colpi di scena che hanno onorato al meglio possibile il ritorno del Targa Florio nel campionato italiano rally, fornendo anche molte indicazioni tecniche e sportive buone ad argomentare le vicende stagionali. Si ritira Campedelli, al secondo posto si piazza Scandola su Skoda, al terzo Crugnola su Ford. Per gli amanti dei motori, l'Isola d'Elba rappresenta una tappa storica. Il rally dell'Elba, che si correva negli anni 80 e 90, rappresentava nell'immaginario collettivo una gara attesissima, quasi al livello dei campionati mondiali. Quest'anno la 51esima edizione era valida per il campionato italiano rally. 100 a rail, destra 2 più lunga. Per sinistra 7 e destra, sì, sinistra 4 meno, con destra 3. Molla con sinistra 3 più 30, sì, tornante sinistro. Tornante destra 3 più apre con poco 4 più lungo. Il 26 maggio il prestigioso albo d'oro del rally dell'Elba si è arricchito di una grande firma, quella dell'allora 10 volte campione d'Italia rally Paolo Andreucci, che ha vinto l'edizione del ritorno della gara nel tricolore dopo 25 anni. Il pilota ufficiale di Peugeot Italia con la sua 208 T16 R5
affiancato da Anna Andreussi, aveva già corso in passato all'Elba in due occasioni, nel 1993, anche allora ufficiale di Peugeot Italia, e ancor prima nell'88 nel trofeo Fiat 1. Stavolta ha ricominciato a scrivere il romanzo della gara con un successo che si rivelerà assai pesante per l'economia del suo campionato, avendolo fatto ulteriormente allungare sulla concorrenza. Concorrenza che soprattutto nella figura del romagnolo Simone Campedelli ha registrato ancora una battuta a vuoto con un'altra uscita di scena del pilota della Ford per il secondo errore consecutivo dopo quello della Targa Florio a inizio mese. Campedelli, andato al comando dalle prime battute di gara, aveva finito la prima giornata davanti a tutti per poi alzare bandiera bianca durante la sesta prova per aver danneggiato una ruota posteriore, lasciando via libera al rivale Garfagnino. Bella la gara elbana, quanto incerta e spettacolare, avendo proposto diversi avvicendamenti nelle posizioni di vertice, confermando la difficoltà e la tecnicità degli asfalti isolani. Al secondo posto ha poi chiuso l'ufficiale Skoda Umberto Scandola con la Fabia R5. Il veronese, affiancato da D'Amore, ha tratto il massimo nella gara elbana, che ha affrontato per la prima volta anche con l'incognita dei pneumatici di Mack che sta sviluppando. Scandola ha mantenuto un ritmo di vertice, concentrato però a tenersi lontano dai guai. La tattica ha funzionato e, seppur in sofferenza nelle prime fasi di gara a causa del grande sottosterzo e poi per un piccolo problema ai freni riscontrato nella prima metà della seconda giornata di gara, l'alfiere Skoda in camera una preziosissima seconda piazza assoluta. Divertente e entusiasmante si è rivelata la lotta per l'ultimo gradino del polo, un duello a tre tra il pavese Giacomo Scattolon con al suo fianco Paolo Zanini su Skoda Fabia R5, Andrea Nucita in coppia con Marco Vozzo su Hyundai i20 R5 e Andrea Crugnola insieme a Fappani su Ford Fiesta R5. Tutti e tre i contendenti hanno vissuto diverse disavventure nel corso dei due giorni di gara. Il primo a incontrare la mala sorte sul proprio cammino è stato Nucita. Il siciliano, già vincitore del Florio, ha pagato dazio subito in avvio, incappando in una foratura alla prima PS che lo ha tardato di oltre un minuto, costringendolo ad una gara in totale rimonta e sempre con il coltello fra i denti. Scattoloni, invece, si è reso protagonista di un'incomprensione con gli addetti alle bandiere nel corso della prova spettacolo, che aveva comportato per il pilota di Voghera il percorrere un giro in più del percorso e una penalità di 30 secondi. Dopo un consulto con la direzione di gara, si è arrivati alla decisione di ritirare la penalità e assegnargli il tempo fatto segnare al termine del secondo giro, naturale conclusione della prova, reinserendolo quindi nei quartieri alti della classifica. Per Andrea Crugnola si è trattato di una gara dai due volti. Ad una prima giornata positiva, nonostante una lieve toccata nel corso della PS2, chiusa nella scia del leader temporaneo Campedelli e quasi a pari merito con Andreucci, si è contrapposta una seconda parte di rally fortemente condizionata dalla foratura occorsagli nel corso della PS7 Due Mari, che lo ha retrocesso dal secondo posto alla quinta piazza. L'edizione numero 51 del Rally dell'Elba va in archivio con diverse certezze, da quella di aver onorato al meglio il ritorno nella massima serie tricolore dopo un quarto di secolo, a quella di aver sentito di nuovo forte l'abbraccio dei tanti appassionati di rally arrivati sull'isola con i numeri dei vecchi tempi. La tradizione continua, la storia prosegue. Con il nostro racconto siamo giunti all'estate, più o meno a metà stagione. Ci fermiamo per un breve break pubblicitario e poi il rush finale con le ultime quattro tappe del campionato italiano rally, comprese le due su terra, che sempre mettono un po' in difficoltà la Peugeot 208 di Paolo Andreucci e che anche in questa stagione ha dovuto soffrire in terra adriatica e a San Marino. Tra poco ne parliamo dopo la pubblicità. Il mese di luglio, mese caldissimo, tanta polvere, ha riportato le macchine del campionato italiano rally a San Marino, la 46esima edizione del rally del Titano. Siamo a giugno, la 46esima edizione del San Marino rally passerà di sicuro alla storia. A 22 anni dall'ultimo trionfo di un sanmarinese sulle strade di casa, c'è una nuova impresa da celebrare, quella di Daniele Ceccoli.
Dopo le tre vittorie firmate da Massimo Ercolani all'ombra del Titano, un altro figlio dell'antica terra della libertà trova la vittoria nella gara di casa al termine di un'edizione del rally bianco-azzurro davvero combattuta e piena di sorprese. Un successo, quello di Ceccoli, che si è materializzato nel corso di una seconda giornata nella quale ha letteralmente dominato con la Fabia secondato alle note da Capolongo. Strepitoso sulla speciale di Sestino, la più lunga del rally, Ceccoli è riuscito così a mettere la sua firma sull'albo d'oro del San Marino in maniera meritatissima. Una vittoria fuori pronostico e quindi ancora più bella quella artigliata dal sammarinese in una gara in cui i protagonisti del tricolore terra hanno fatto la voce grossa rispetto ai protagonisti del campionato italiano rally. Freddo e determinato, Ceccoli ha fatto segnare tempi di assoluto rilievo a conferma di una prestazione davvero sopra le righe. Non è riuscito a firmare l'impresa invece Simone Campedelli, che ancora una volta è salito sul podio del San Marino ma senza prendere la moneta più pregiata. Il romagnolo ha chiuso alle spalle dell'idolo locale con un distacco di 12 secondi. Con la seconda piazza, tuttavia, Campedelli incamera buoni punti per la serie tricolore, dove stavolta si è registrato il primo ritiro della stagione per Paolo Andreucci, andato KO nella prima speciale del secondo giorno con la Peugeot 208 T16, anche se i suoi rivali nella corsa allo scudetto non hanno saputo approfittarne. La terza piazza, infine, se l'è aggiudicata Nicolò Marchioro. Anche in questa stagione, nel fine del mese di luglio, il campionato italiano rally ha fatto tappa a Roma. Il rally di Roma Capitale è un rally attesissimo, soprattutto per la cornice che rappresenta un po' un unicum in questo sport. Il rally è partito addirittura da zone conosciutissime della città eterna, sotto il Colosseo, per poi finire nel Frusinate. Ebbene, Paolo Andreucci aveva in questa tappa l'occasione di allungare sugli avversari, ma non è stato fortunato. Il 21 luglio il sesto rally di Roma Capitale, gara valida per il campionato italiano rally e anche per il FIA European Championship, si è concluso come un evento unico nel suo genere. Per l'impegno profuso dagli organizzatori di Motorsport Italia guidati da Max Rendina, ma anche e soprattutto, al di là degli aspetti tecnici comunque importanti, per la splendida cornice che la racchiude, dallo spettacolare incipit con una Roma che si apre completamente e accoglie la corsa nei suoi luoghi più straordinari, da Castel Sant'Angelo passando per il centro della città eterna per poi proseguire con la prova spettacolo ai piedi del Palazzo della Civiltà Italiana nella zona Eur. Una gara che si è decisa negli splendidi scenari nella zona del Frusinate, tra Fiuggi e Santo Padre, e conclusasi poi sul lungomare di Ostia. Corsa difficile e dura presentata alla vigilia con uno scontro ravvicinato tra i big del campionato italiano e quelli dell'europeo, ma sdoppiatasi quasi subito in due corse separate, dove le ragioni di classifica delle due serie hanno influito pesantemente sulle tattiche dei piloti. La prima posizione è andata alla fine ai russi Alexei Lukyanuk e Alexei Arnautov su Ford Fiesta R5, che nei fatti hanno dominato, dimostrando che comunque il passo dei migliori dell'europeo è davvero alto. Secondo assoluto il veneto Gian Domenico Basso, assieme a Moira Lucca, non iscritto al campionato italiano rally, è stato l'unico ad interrompere la parata degli stranieri a bordo di una Skoda Fabia R5, che è poi proseguita con il polacco Grizb, il tedesco Kreim, il portoghese Magallanes, tutti su Skoda Fabia R5. Corsa da dimenticare invece per i big del campionato italiano rally, con vari guai che hanno fermato prima Umberto Scandola, ritiratosi per un problema serio alla trasmissione della sua Skoda, poi Simone Campedelli, velocissimo con la Fiesta, ritiratosi per una doppia foratura. Infine Paolo Andreucci su Peugeot 208, fermato quando ormai sembrava lanciato verso un ottimo piazzamento e l'ennesima prima posizione stagionale fra gli iscritti al tricolore. Per lui una toccata con rottura del braccetto di una sospensione posteriore destra della sua Peugeot 208 e lo stop a due prove dalla fine della gara. Dunque, per i punteggi importanti del CIR sono stati altri i nomi protagonisti. Primo posto è il pavese Giacomo Scattolon, affiancato da Nobili su Skoda Fabia, pilota che sta dimostrando di avere potenzialità.
davanti al reggiano Antonio Ruscia, navigato da Sauro Farnocchia, su Ford Fiesta R5. Con il nostro racconto siamo arrivati al mese di settembre. Arriva un'altra tappa su terra, un rally con coefficiente 1.5, il rally dell'Adriatico, un rally difficilissimo dove sono importantissime anche le coperture, gli pneumatici che fanno la differenza su certi terreni. Il 22 settembre si torna a correre sulla terra. La coppiata ufficiale di Skoda Italia, formata da Umberto Scandola e Guido D'Amore con la Fabia R5, firma nuovamente il successo, sesto consecutivo, al Rally Adriatico, 25esima edizione, settimo e penultimo appuntamento del campionato italiano Rally. Una gara tanto spettacolare quanto ricca di spunti tecnici, quella svolta sul balcone delle Marche, che ha segnato vicende importanti per la corsa al titolo tricolore assoluto. Corsa praticamente sempre al comando, quella di Scandola, che con questa vittoria ha praticamente azzerato il vantaggio di Paolo Andreucci in vetta alla classifica provvisoria. Il campione in carica, infatti, rimane secondo a soli 0,5 punti dietro allo Scaligero, con Campedelli dietro a 5 punti, verdetto rimandato al Due Valli di Verona. Scandola per tutto l'Adriatico, corso in 2 giorni e 14 prove speciali, ha saputo tenere i nervi saldi, contenendo i ripetuti attacchi che arrivavano soprattutto dal romagnolo Simone Campedelli, affiancato da Tania Canton sulla Fiesta R5, ed oltre a lui hanno fornito una prestazione altisonante il varesino Andrea Cugnola e il padovano Niccolò Marchioro, in coppia con l'esperto Marchetti su una Fabia R5. Se Scandola ha saputo terminare al meglio la sua cavalcata con il sesto all'oro, se Campedelli si è confermato uomo da campionato, l'amaro in bocca è rimasto a Cugnola, che proprio in coincidenza all'ultima fatica cronometrata si è visto soffiare il bronzo da Marchioro. Tutto questo ha generato un grande spettacolo, ma anche una delusione per il campione in carica, nonché capoclassifica provvisorio del CIR Paolo Andreucci, che ha sofferto nella prima tappa per il fatto di partire per primo e dover spazzare la strada. In quinta posizione nella seconda giornata non ha poi scalato la classifica, finendo malamente la gara cingolana con il colpo di scena di incappare in un incidente. Incidente che, costringendolo a finire fuori dalla top 10 in 11ª posizione, come già detto, ha decisamente riaperto i giochi per lo scudetto. E così con i tre combattenti, Scandola, Campedelli, ma anche Crugnola e il quarto incomodo di sempre, Paolo Andreucci, divisi da pochissimi punti, siamo arrivati ai giorni nostri. Domenica scorsa si è corso il Rally Due Valli a Verona, è stata una cavalcata bellissima, grazie alla quale, viaggiando di conserva dopo aver spinto in certe tappe, Paolo Andreucci ha conquistato il suo 11esimo campionato italiano. Con il terzo posto ottenuto al Rally Due Valli di Verona, Paolo Andreucci e Anna Andreussi su Peugeot 208 T16 gommata Pirelli hanno vinto il campionato italiano Rally 2018. Non ci sono più parole per raccontare le gesta di un equipaggio che in questa stagione si è trovato anche a fare i conti con un bruttissimo incidente. Incidente che non ha comunque fermato Paolo e Anna, che anzi hanno stupito tutti, tornando a correre in brevissimo tempo. E così sono 11 i titoli tricolori e non ci sono davvero più aggettivi. A 53 anni Andreucci è ancora il più veloce di tutti, il più bravo negli assetti, il più capace a gestire. Corre alcune prove come un ragazzino, poi, quasi avesse in testa un cronometro, gestisce concedendo agli avversari solo i secondi che decide lui. A volte 3, a volte 4, anche su prove lunghe più di 10 km che diventano la sua forza. A Verona il pilota garfagnino ha fatto all'inizio gara d'attacco, poi ha gestito e i suoi avversari per il titolo, Campedelli, Scandola e Crugnola, si sono dovuti inchinare alla coppia più veloce di sempre. Per la cronaca, Campedelli è uscito alla prima prova per problemi meccanici e il rally è stato vinto da Rossetti su Hyundai i20. Al secondo posto Crugnola su Fiesta, più staccato Scandola, ottimo sesto posto per l'equipaggio lucchese Michelini Perna su Skoda Fabia della Movisport. Da segnalare che nella PS10 Andreucci ha denunciato la presenza di due grossi massi dietro una curva cieca,
Ma per fermarlo oggi serviva ben altro. È arrivata al traguardo con la stessa grinta famelica di sempre. Poi, tolto il casco, è tornato il solito Paolino, il più amato, quello che anche quest'anno con una macchina sulla carta inferiore ha messo tutti dietro. Una fame di vittorie quasi atavica che, c'è da scommetterci, lo porterà a riprovarci anche il prossimo anno. Ma d'altro canto, visto che è ancora il più forte, perché mai dovrebbe smettere? A 53 anni suonati, Paolo Andreucci pare avere ancora il piede più pesante degli altri. Bisognerà capire cosa accadrà in questo inverno, se la Peugeot vorrà continuare ad investire nel campionato italiano rally e dovrà fare qualcosa di importante, perché adesso le Hyundai, le Skoda, le Ford sembrano avere qualcosa di più della datata ma affidabilissima Peugeot 208 del campione italiano. Abbiamo tanto parlato di Paolo Andreucci, non ci dimentichiamo che Paolo Andreucci ha vinto questo campionato italiano grazie alla collaborazione, come sempre, di Anna Andreussi e per un breve periodo anche di Castiglioni, pilota e navigatore locale, perché lo sapete, Paolo Andreucci e Anna Andreussi hanno avuto un brutto incidente. Paolo è riuscito a tornare in macchina a tempo di record con un intervento di vertebroplastica. Qualche mese di più ci ha impiegato Anna, però insieme hanno potuto festeggiare l'undicesimo tricolore. Allora davvero tanti complimenti. Rombo di motori torna mercoledì prossimo. Buona serata.